non è un caso, sono dei classici, classici della formazione, sono dei classici della letteratura contemporanea e sono così presenti come tematiche che è evidente che tutti ne abbiano bisogno ancora, ed è il motivo per cui noi pensavamo fosse la cosa più giusta per iniziare un programma dedicato a voi ragazzi. Però oltre a questo, e lascio la parola a Fabia, l'idea è stata anche un po' quella di cercare di farvi attraversare un po' il fantastico. Se avrete la bontà di guardare il programma, che potete trovare anche fuori, abbiamo cercato di darvi animazione, film, fiction, documentari, proprio perché pensiamo che i bambini e i ragazzi, e anche voi adulti, sia bello comunque in qualche modo farvi attraversare tutto il ciclo dell'immaginario. E lo abbiamo fatto cercando di raccontarvi tutte le età dell'infanzia, prendendolo però da un punto di vista molto alto. Parlare di bambini, parlare di infanzia, bisogna farlo mettendosi in punta dei piedi e non all'altezza dei bambini. E noi pensiamo che con questa selezione siamo riusciti comunque a centrare l'obiettivo. Per cui intanto vi ringrazio per essere qui e lascio la parola a Fabio perché ci sono un paio di sorprese. Io volevo ringraziare la Walt Disney Company Italia che ci ha concesso questa anteprima, con cui facciamo davvero oramai un lavoro. Accettiamo la proposta, se si calisce un attimo, sta facendo più in diretta. È stato un evento davvero che insomma, si ricorda Roma e si ricorda davvero la città, e quindi li ringraziamo per il lavoro costante che fanno assieme a noi. Io volevo chiedere a Giovanna Melandri di venire un momento qui accanto a me come padrona di casa, proprio perché so che aveva piacere anche lei ad aprire questo weekend. Siamo idealmente, io purtroppo non sono riuscita a venire alla prima del film per adulti dedicata ad Alberto Sordi, quindi sono felice di inaugurare questa bellissima collaborazione con la Fondazione Cinema Roma, con Alice, con voi, ormai siamo al settimo anno. Non è banale questa cosa, lo dico sempre, non è banale, e non è banale che ci sia una programmazione per i più piccoli per tutti questi mesi, e non è banale che alla programmazione per i più piccoli ci sia uno dei ministri più importanti del governo italiano di oggi. Quindi veramente grazie Roberto per essere con noi, Roberto Gualtieri, per essere con noi qui questa sera. L'offerta del Maxi si moltiplica, grazie a voi e buona vista. Allora, noi questo pomeriggio abbiamo deciso di aprire in un modo speciale, mi piacerebbe dirvi in un modo geniale. Io volevo chiamare accanto a me, e veramente la ringrazio perché secondo me è uno dei talenti che è emerso lo scorso anno, e ringrazio anche Daniele Orazzi che sempre ci accompagna in tutte le nostre avventure. E volevo chiamare accanto a me Elisa Del Genio. Elisa, se puoi venire qui accanto a me, vieni Elisa. Allora, Elisa si è prestata ad essere qui con noi. Elisa è la ragazza, forse la riconoscerete, la protagonista della prima stagione, ma c'è anche nella seconda, dell'Amica Geniale, e ci sembrava bellissimo iniziare assieme a lei leggendo un brano tratto da Richiamo della Foresta, edito da Bompiani. Elisa, a te il palco. Bach non leggeva i giornali, altrimenti avrebbe saputo che stavano arrivando grossi guai, non solo per lui, ma per qualsiasi cane muscoloso avvezzo all'acqua e coperto di un lungo e caldo pelo vivesse tra lo stretto di Paget e San Diego. Perché gli uomini, brancolando nella tenebra artica, avevano trovato un metallo biondo, e man mano che le compagnie di navigazione e di trasporto propagavano la notizia, migliaia di uomini si stavano affrettando verso il nord. Questi uomini avevano bisogno di cani e li volevano possenti, con muscoli capaci di sopportare la fatica e manti vellosi per resistere al freddo. Buck viveva in una grande casa nella soleggiata valle di Santa Chiara, nata come la tenuta del giudice Miller. All'edificio si avviava per i viali di ghiaia che solcavano grandi prati, passando sotto l'intrigo ramoso degli alti piombi. Sul retro tutto era ancora più grande che sul davanti. C'erano anche scuderie dove lavoravano una dozzina di stallieri e di garzoni, file di alloggi per la servitù, coperti di rampicanti, un'infinità di capanni ben allineati e lunghi filari di vigne, verdi pascoli, frutteti e cespugli di banche.
Su questa grande proprietà regnava Bach. Lì era nato e lì aveva trascorso 4 anni della sua vita. Certo, c'erano altri cani. Era impossibile che non ce ne fossero in un posto così vasto. Ma non contavano. Arrivavano e ripartivano. Abitavano nei cani lì affollati o allignavano scuratamente nei recessi della casa, come Toots, il botolo giapponese, o Isabel, la cagnetta messicana senza pelo. Strane creature che raramente mettevano il naso fuori dell'uscio o ponevano la zampa sul terreno. Ma Buck, lui non era un cane né d'appartamento né da canile. L'intero regno era suo. Incedeva maestoso fra i fox terrier. E Toots e Isabel nemmeno li consideravano, perché era il re. Sovrano su tutte le creature che strisciavano, zampettavano e volavano nella tenuta del re Giardino, uomini compresi. Suo padre, Elmo, un enorme San Bernardo, era stato l'inseparabile compagno del giudice e Buck prometteva di seguirne le orme. Non era grosso come lui, pesava solo 140 libbre, perché sua madre, Shep, era un pastore scozzese. 150 libbre, comunque, che sommandosi al rango proveniente da una vita agiata e dal rispetto universale, gli consentivano un perfetto comportamento regale. Era questa la vita di Buck nell'autunno 1897, quando la scoperta dei giacimenti del Klondike attirò fra i ghiacci del nord uomini da tutte le parti del mondo.